Senza età sta organizzando una nuova rubrica importante in collaborazione con l'Università Politecnica delle Marche e abbiamo in linea questa volta il professor Domenico Ursino. Buongiorno professore. Buongiorno, buongiorno a tutti. Proprio con l'università inauguriamo questa rubrica, dicevamo, per approfondire l'impatto dell'innovazione della ricerca scientifica sulla medicina e sulla salute. Ecco, professore, iniziamo proprio dal ruolo importante che ha la ricerca scientifica nell'ingegneria informatica. Lei si occupa come coordinatore proprio del gruppo di ingegneria informatica dell'Università Politecnica delle Marche. E qual è il confine, questa è la prima domanda, fra le applicazioni dell'ingegneria informatica e la salute? Ecco, dove state lavorando? Sì, allora, l'ingegneria informatica da sempre ha avuto, diciamo, una forte sinergia con i temi della salute, perché l'informatica chiaramente in tutte le sue attività che vanno dall'analisi dei dati all'intelligenza artificiale, all'Internet of Things, in tutte queste attività ha sempre visto come una delle applicazioni privilegiate la salute, ma anche basti pensare all'utilizzo dell'informatica in tutto ciò che ha a che fare lo studio del DNA. Quindi l'informatica è sempre stata vicina al mondo della medicina. Negli ultimi anni questa sinergia si è fatta sempre più intensa, sia perché la medicina ha sviluppato un'enorme quantità di dati che non possono più essere gestiti se non attraverso dei sistemi automatici o semiautomatici, sia perché l'informatica, con l'avvento dell'intelligenza artificiale, ha fornito tutta una serie di strumenti ulteriori per la medicina. Ultima cosa, l'avvento anche dell'Internet of Things, come vedremo anche avevo modo di parlare, ha consentito all'informatica di supportare la medicina in alcune delle attuali necessità che possono andare sia sull'assistenza domiciliare integrata che diciamo, sul monitoraggio di pazienti a distanza. Ecco, la fermo subito perché lei ha accennato a un progetto interessante di intelligenza artificiale per fronteggiare il Covid. State studiando anche questo, quindi siamo nell'attualità al massimo livello. Di che cosa si tratta? Allora, questo progetto si chiama RicoVai ed è svolto in collaborazione con l'azienda ospedaliera delle Marche di Ancona Torrette e alcune aziende private che si occupano di assistenza domiciliare integrata. L'idea è quella di fornire a un gruppo di pazienti che in questo momento hanno accettato di cooperare una serie di dispositivi per il monitoraggio a distanza di una serie di parametri che consentono di capire come sta evolvendo il Covid. Sono dei pazienti positivi al Covid, ovviamente non di quelli gravi ospedalizzati, ma di quelli che vanno tenuti in monitoraggio, perché magari stanno da casa, si stanno curando da casa, cioè hanno delle forme non gravissime, perché sono stati in ospedale e poi vengono dimessi dall'ospedale quando la parte, diciamo, più acuta della malattia è passata. Grazie a questi dispositivi i pazienti, pur rimanendo a casa, possono essere monitorati di fatto 24 ore su 24, 7 giorni su 7, da una centrale operativa che magari si trova dentro l'azienda ospedaliera. E l'altra cosa interessante è che tutti i dati che vengono recuperati in questo modo possono essere dati in input a degli algoritmi di intelligenza artificiale che ci consentono di conoscere, di avere una nuova conoscenza sul fenomeno Covid. Accidenti, questo è molto interessante e poi va nella direzione che noi sempre raccontiamo da giornalisti, sia per quanto riguarda l'applicazione dell'informatica e dell'ingegneria,
adesso vanno di moda molti termini, no? Il biotech, l'ingegnere che si occupa proprio di questo. Lei va oltre, mi ha spiegato che la realizzazione di dispositivi medici, device, possono essere applicati con sistematicità e quindi aiutando, per esempio nel Covid, l'attualità, l'emergenza, a tutti i livelli, con sicurezza e ovviamente anche per quei big data, diciamo così, quelle ricerche sperimentali che si basano sulla raccolta dati. Questo guarda anche al futuro. Ecco, mi dica un po', professore, quanto può questo studio nella ricerca scientifica aiutare anche proprio per il bisogno di avere dispositivi medici affidabili, per avere degli apparecchi, chiamiamoli così semplicemente, no? Semplificando, di intelligenza artificiale, che però siano dell'uso quotidiano. Beh, questo studio è uno studio pilota che adesso stiamo applicando al Covid, però teniamo presente che gran parte dei dispositivi, alla fine il dispositivo è grande più o meno quanto una mano e riesce a misurare tutta una serie di parametri che vanno dalla pressione alla saturazione. Ora, io non sono proprio un medico, ovviamente, però tutta una serie di parametri che non servono solo per il Covid, ma possono servire un giorno anche per monitorare pazienti cardiologici o pazienti anziani. Quindi l'idea è sempre quella di utilizzare questi dispositivi per la nuova frontiera che dopo il Covid appare molto chiara, che è l'assistenza domiciliare integrata. Quindi questi dispositivi aiuteranno tantissimo a sviluppare un'assistenza domiciliare integrata in cui il paziente potrà stare sempre di più a casa e sempre meno dovrà essere ospedalizzato, eppure essere seguito 24 ore su 24, pure probabilmente meglio che se fosse in ospedale. Ora, ovviamente per forme, diciamo, croniche, non gravi. In pratica state anche predisponendo un progetto di intelligenza artificiale, di raccolta dati per la salute mentale, per esempio per il Parkinson. Ecco, questo va nella direzione di far lavorare, far giocare le persone e stimolando le loro qualità, diciamo, sensitive e neurologiche, ma da una parte anche analizzandole per future terapie. È così? Sì, è così. Questo progetto si sta portando avanti con la facoltà di medicina, in particolare con la professoressa Ceravolo. Sì. Ad ingegneria siamo io, il professore Spalazzi e altri miei colleghi, ad esempio il professor Frontoni. E l'idea sarebbe quella di monitorare questi pazienti, ma nel monitoraggio mentre giocano, cioè si avrebbe contemporaneamente tre cose: si monitora l'attività l'avanzamento o meno della malattia, si stimolano i pazienti e con i dati raccolti si riescono a studiare meglio e a capire meglio alcuni aspetti di questa malattia. Secondo lei questo può essere utile anche nelle strutture protette, per esempio nella RSA, e usare apparecchiature, intelligenza artificiale, mantenere il monitoraggio, può essere applicato anche a queste strutture? Certo, sicuramente nel futuro la qualità della vita nell'RSA potrà migliorare notevolmente, perché se si riesce a monitorare continuamente il paziente dell'RSA e magari da una parte gli operatori avranno più tempo per fare altro che non il semplice monitoraggio, e inoltre scatteranno gli allarmi molto prima, perché questi sistemi hanno la capacità, essendo proprio mandando dati 24 ore su 24, hanno la possibilità di accorgersi molto precocemente, ad esempio, di un fenomeno. Si fa attenzione,
Esatto. Quindi da una parte il paziente viene monitorato meglio, dall'altra anche l'operatore sanitario ha più tempo per fare cose più di qualità che non stare solo a monitorare il paziente. Bene, questa è una cosa molto importante che guarda al futuro e la ringrazio perché, ecco, spesso di ingegneria informatica si parla, no, con applicazioni molto pratiche, molto scientifiche, ma in qui si parla anche di un'applicazione in salute che guarda al futuro e che riguarda tutti noi. Sì, Io e poi sì, ringrazio. un'ultima cosa che mi piacerebbe anche ricordare è che attraverso l'intelligenza artificiale, con un istituto neurologico del Sud Italia, abbiamo portato avanti una serie di studi ulteriori su altre malattie neurologiche, partendo dallo studio degli elettroencefalogrammi di persone che soffrivano di alcune malattie neurologiche, siamo riusciti anche a scoprire degli aspetti nuovi di queste malattie. E le tre malattie neurologiche che finora abbiamo studiato sono l'Alzheimer disease, quindi la malattia di Alzheimer, in particolare il passaggio da MCI, Mild Cognitive Impairment, ad Alzheimer, e lo studio della Childhood Absence Epilepsy, che sarebbe l'epilessia dei bimbi. E la terza è la CJD, Creutzfeldt-Jakob disease, che di fatto è la variante, diciamo, ereditaria di quello che volgarmente era noto come morbo della mucca pazza. Tutto questo ci ha consentito di dare alcuni. Queste ricerche sono state pubblicate in riviste di medicina, sono state fatte insieme a dei medici, ovviamente. E ci ha consentito di dare un piccolo contributo da informatici anche alla ricerca nella medicina. Piccolo grande contributo. Ringrazio il professor Ursino che è stato con noi del gruppo di ingegneria informatica dell'Università Politecnica delle Marche e ci sentiamo sugli sviluppi dei vostri progetti e poi in genere sempre con massima attenzione per quello che ci riguarda e riguarda la salute di tutti noi. Grazie professore, alla prossima. Grazie.